L'incontro che andremo a effettuare a Terni il 10-11 febbraio sugli approcci diagnostici e terapeutici dei tumori cerebrali maligni è sicuramente un incontro che ha una sua importanza, e questo non solo per un problema di tipo epidemiologico. Oggi i tumori cerebrali maligni costituiscono una fetta importante dei pazienti che afferiscono ai reparti chirurgici, oncologici e radioterapici. Questo anche perché i processi diagnostici ci permettono oggi di anticipare la diagnosi, non solo per quanto riguarda il processo patologico, ma anche per quanto riguarda le fasce d'età. Quindi voi capite come un approccio a questo gruppo di pazienti è un approccio importante, che condivide più figure specialistiche, che vanno dal chirurgo al radioterapista oncologo all'oncologo medico. Ed è proprio per questo che, insieme agli specialisti di questo ospedale coinvolti nel trattamento di questa patologia, abbiamo creduto di effettuare un evento che potesse coinvolgere non solo più figure competenti a riguardo, ma che poi vada a coinvolgere quelli che sono gli attori del territorio. Quindi da qui l'importanza di coinvolgere nelle discussioni e nelle tavole rotonde che verranno effettuate anche i colleghi della terapia di supporto domiciliare e i medici di medicina generale. Crediamo che un incontro siffatto abbia una sua valenza scientifica, e i relatori sono relatori di assoluto rilievo, non solo a livello nazionale ma internazionale, e quindi rinnovo l'invito agli attori del sistema sanitario, ai colleghi, agli infermieri e a chi vorrà di partecipare a questo incontro, che penso sarà un incontro interessante non solo per quanto riguarda la sua valenza scientifica, ma anche per il rapporto che si potrà instaurare di collaborazione con i colleghi. Vi aspettiamo numerosi il 10-11 febbraio al Palasì di Piazza della Repubblica per questo interessante incontro.